Buongiorno a tutti e benvenuti a Zungoli. Siamo insieme a Paolo, il sindaco di Zungoli, Anita Grande, la consigliera, che ci hanno dato una grande mano nell'organizzazione. La giornata di oggi prevede un'escursione al Monte Molara, che noi col pullman raggiungeremo attraverso delle navette. Chi ha la macchina ci segue, si scende da lì e poi vi spiegano un po' anche meglio la strada. Cerchiamo di non perderci, perché non è difficile da raggiungere. Zungoli è un paese straordinario, perché è un paese che pochi giorni fa ha ricevuto la bandiera arancione del Touring Club. La bandiera arancione del Touring Club è un riconoscimento molto importante, perché vuol dire che è un paese ad attrazione turistica forte, che ha tutte le caratteristiche che il Touring Club ritiene valide per essere un paese all'altezza dell'accoglienza turistica. Io so che è molto difficile ricevere questo riconoscimento, quindi faccio i complimenti all'amministrazione, a Paolo e a tutti coloro che hanno collaborato per questo risultato, perché so di tanti altri comuni che ci hanno provato e non ci sono riusciti. Perché purtroppo la selezione è abbastanza stringente. Questo è un paese che insieme a Montemarano è stato governato da Giambattista Basile. A me piace ricordare questa cosa, perché nel 1636 questo signore ha inventato il genere fiabesco, il genere della fiaba, quindi quella dedicata ai nostri bambini. E quindi c'è un legame, diciamo, dalla Valle Ufita alla zona dell'Altirpinia. Questo territorio, o questo comune, oltre ad essere bandiera arancione, è anche tra i borghi più belli d'Italia, quindi ha una doppia valenza turistica, e quindi vuol dire che sta andando nella direzione che noi abbiamo da sempre auspicato. Io nel pomeriggio visiteremo il castello. Vi chiedo di essere cortesi, perché dobbiamo organizzarci in maniera buona e paziente, perché il castello è privato, c'è il marchese, non vuole che si entri a più di 15 persone. Insomma, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere coordinati. E poi visiteremo anche tutto il centro storico nel pomeriggio. Io adesso lascio subito la